Grazie. Innanzitutto ringrazio l'ambasciatore Zappia per l'ospitalità che ci ha riservato oggi. Ringrazio il presidente Tremonti e Marta Dassù per questo invito che mi onora moltissimo, questa grande occasione, poi anche aver partecipato ascoltando quelli che sono stati gli interventi del panel della mattina, quindi molto, molto interessante. Il tema che mi ha affidato è quella della dimensione globale del Mediterraneo e il ruolo per la sicurezza del Mediterraneo che può e deve svolgere l'Italia. Io credo che mai come in questo attuale contesto internazionale il tema della sicurezza nel Mediterraneo abbia assunto una dimensione globale, e credo che questo può essere osservato anche attraverso la lente suggerita dal titolo di questo convegno, che fa riferimento appunto al futuro dell'Occidente in un mondo frammentato. Possiamo partire dalla considerazione che per molti secoli il Mediterraneo è stata la culla della nostra civiltà, ma è rimasto uno specchio d'acqua che era confinato entro le mitologiche colonne d'Ercole e quindi pur rappresentando uno straordinario tessuto connettivo per i popoli, per i paesi che vi si affacciavano, ha sempre mantenuto una dimensione per molti secoli, come dicevamo, esclusivamente regionale. E tuttavia, proprio dall'apertura del canale di Suez nel 1869 e da allora in avanti, il Mediterraneo poi si è evoluto mettendo in comunicazione diretta, direi, l'Occidente con l'Oriente, l'Oceano Atlantico euroamericano da un lato e la regione dell'Indo-Pacifico dall'altro. E questa caratteristica di fungere da trade union tra i due oceani ha reso questo mare una delle aree di maggiore rilievo strategico del pianeta, elevando notevolmente il livello della contesa, anche delle competizioni tra i molteplici attori interessati ad esercitare una qualche sfera di influenza su di esso, e questo tanto più a seguito dell'invasione della Russia in Ucraina, come abbiamo visto. Io farò qualche piccolo richiamo ad alcuni dati per comprendere le ragioni dell'importanza geopolitica e storica di questo bacino, quello del Mediterraneo, e le implicazioni che ne discendono nell'ambito della sicurezza, anche e soprattutto per un paese come l'Italia. Basti pensare che, sebbene il Mediterraneo copra appena l'1% della superficie di tutti i mari, ebbene su di esso vi transita il 20% del traffico marittimo mondiale. E con lo stretto di Sicilia, quale sicuro punto di passaggio obbligato lungo la rotta più vantaggiosa per transitare dall'Oceano Atlantico a quello Indiano e Pacifico, ma oltre questo c'è un dato molto importante: sotto le sue acque scorrono il 30% dei flussi di petrolio e di gas del pianeta e una moltitudine di cavi sottomarini che veicolano fino ad un terzo del traffico internet mondiale, e la cui integrità garantisce le telecomunicazioni e l'accesso al web a miliardi di persone. In questo contesto è chiaro che l'Italia è destinato non solo per collocazione geografica, ma anche e soprattutto per la sua vocazione storica, a giocare un ruolo importante e fondamentale nella piena consapevolezza della rilevanza strategica di quest'area per gli interessi vitali del Paese, della Nazione, ma anche dell'Europa, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei temi della sicurezza. Come è noto, l'Italia infatti geograficamente è immersa al centro del Mediterraneo, è un paese, l'Italia, che ha circa 8.000 chilometri di coste, e dal Mar Mediterraneo dipendono il suo benessere, il benessere dei suoi cittadini e anche la prosperità degli stessi, grazie alla ricchezza prodotta dalla cosiddetta Blue Economy. E l'Italia poi, quale seconda potenza manifatturiera d'Europa, è fortemente dipendente dai trasporti e dai traffici marittimi, sia per l'importazione di materie prime e semilavorati che per la successiva esportazione dei prodotti finiti del cosiddetto Made in Italy. Sotto il profilo energetico, poi, l'Italia importa la quasi totalità del fabbisogno di combustibili fossili, e da ciò deriva la necessità di garantire la stabilità delle vie di comunicazione, soprattutto marittime. Quindi c'è questo combinato disposto del fabbisogno enorme dell'Italia, insomma, di combustibili fossili, e del fatto che questi transitano soprattutto nel Mediterraneo, quindi il Mediterraneo come strada di comunicazione. Mantenere quindi costante l'agibilità del Mediterraneo è pertanto di fondamentale importanza, non solo per gli interessi economici appunto dell'Italia, ma anche per affrontare efficacemente le minacce che si manifestano in questo scenario. E mi riferisco ad esempio al contrasto appunto dei flussi migratori legali che dal Nord Africa giungono via mare sulle coste meridionali italiane, ai traffici illeciti gestiti dalla criminalità organizzata transnazionale, alle nuove minacce ibride, al terrorismo di matrice jihadista che sta vivendo una fase di rinnovata forza.
In un contesto fortemente globalizzato, caratterizzato da fenomeni strettamente interconnessi tra loro, i cui effetti si riflettono nei più ampi contesti regionali, l'interesse nazionale che esprime l'Italia deve guardare necessariamente oltre il bacino del Mediterraneo, per includere quindi anche aree geografiche limitrofe. Questa dimensione strategica è stata definita come Mediterraneo allargato e non coincide con vincoli geografici rigidamente stabiliti, ma ricomprende quei quadranti regionali da cui originano le principali minacce alla sicurezza dell'Italia. E la profondità strategica del Paese si deve spingere pertanto fino alla fascia settentrionale e subsahariana dell'Africa, al Medio Oriente, trattandosi di aree connotate nel loro complesso da forte instabilità e percorse da costante tensioni. Il quadro peraltro è reso ancora di più critico dalla presenza di attori statali e non statali che proiettano le loro ambizioni egemoniche in questo quadrante e ne alterano i difficili equilibri internazionali, come noto. Mi riferisco in primis alla Cina, è stato detto anche in qualche passaggio delle relazioni della mattinata, che sta perseguendo senza sosta questa efficace azione di penetrazione del bacino di Mediterraneo, ricorrendo principalmente a vincoli di carattere commerciale ed economico per imporre la propria sfera di influenza. L'altro insidioso player, anche questo è stato detto, è rappresentato dalla Federazione Russa e proprio le cronache di questa settimana ci confermano quanto siano attuali le sfide poste da Mosca. In questo scenario vanno poi considerate fonti di minaccia anche alcune entità di natura fondamentalista islamica, come dimostrato dalla recrudescenza del terrorismo internazionale, soprattutto nei paesi del Sahel, in cui si sono create le condizioni favorevoli per una riaffermazione dei movimenti di matrice jihadista. Quindi il contesto securitario è sicuramente infine esacerbato dal ricorso alla guerra ibrida, che consente a stati ostili ed organizzazioni criminali di portare la rivalità fino al limite dello scontro aperto con azioni non convenzionali e soprattutto non riconducibili ai loro autori, ma idonee ad arrecare grave danno alle nostre democrazie. La regione mediterranea rappresenta in sintesi il fianco sud dei due fondamentali sistemi di sicurezza a cui appartiene il nostro Paese, sono appunto l'Alleanza Atlantica e l'Unione Europea. In questo ambito l'Italia sta provando a giocare un ruolo da protagonista sia nella tutela dei propri interessi strategici, sia in qualità di partner di riferimento della NATO e dell'Unione Europea, allo scopo di rafforzare la cornice di sicurezza di questo quadrante geografico. Io, come Ministro dell'Interno, insomma il Ministero dell'Interno, insomma, sta innanzitutto portando avanti sul piano bilaterale un'intensa cooperazione di polizia con i paesi chiave di questo ambito regionale, in parte soprattutto, diciamo in particolare, nel contrasto al terrorismo e al traffico internazionale di stupefacenti, settore nei quali l'Italia vanta anche un'expertise consolidata. Presidiamo inoltre tutti i più importanti fori europei ed internazionali dedicati alla sicurezza e manteniamo ad un livello di eccellenza i rapporti con le agenzie Interpol e Europol. E alla luce del contesto attuale, la priorità su cui è stata indirizzata l'azione di governo concerne il contrasto ai flussi migratori illegali provenienti dal Mediterraneo, come è noto, che quest'anno sono aumentati oltre il doppio, appunto nel corso di quest'anno rispetto all'anno precedente, e per comprendere la ragione del forte incremento dei flussi non possiamo prescindere, credo, dal contingente quadro internazionale condizionato da molteplici fattori che, sommati a quelli tradizionali, stanno generando questa vera e propria tempesta perfetta. E mi riferisco in particolare anche, quindi non solo agli squilibri demografici e a quelli economico-sociali che da sempre sono alla base dei processi migratori, ma anche alla, per esempio, a quello che è stato il ruolo che ha svolto la guerra in Ucraina, che con i suoi drammatici costi umani, sociali ed economici si sta dimostrando proprio una causa determinante di instabilità e vulnerabilità in tutti i settori vitali della convivenza civile. E le conseguenze dell'aggressione russa hanno determinato delle importanti ricadute sulle dinamiche politiche ed economiche nel Mediterraneo allargato, aggravando un quadro già compromesso da 2 anni di pandemia e da crisi endemiche già in corso da alcuni anni. La situazione, insomma, di accresciuta instabilità ha rappresentato per i migranti, per le persone che sono attratte da questo fascino della migrazione, una propizia occasione per salpare da luoghi che le autorità non sono obiettivamente più in grado di presidiare in modo adeguato. E sono contesti questi che sono caratterizzati dal deterioramento dello Stato di diritto e dalla debolezza delle istituzioni
E in questi contesti le organizzazioni criminali hanno trovato comunque un terreno favorevole e sulla base di queste evidenze si è resa necessaria l'adozione di una strategia che poggia su due pilastri essenziali. Da un lato, strategia peraltro di difficile realizzazione in termini di numeri, ma comunque da un lato il contrasto ai flussi irregolari perseguiti attraverso la cooperazione di polizia che mira appunto alla prevenzione delle partenze e all'aumento del tasso dei rimpatri. Dall'altro il potenziamento dei canali legali d'ingresso ed il rilancio della cooperazione allo sviluppo a beneficio delle comunità locali proprio per incidere sulle cause profonde della migrazione. È una sfida di enorme portata, non c'è dubbio, che l'Italia non ha mai immaginato di poter portare avanti da solo ed è una sfida appunto che deve essere affrontata innanzitutto a livello di Unione Europea, agendo strategicamente sulle due dimensioni dell'azione comunitaria, quella tradizionale, classica, la cosiddetta dimensione interna, per quanto riguarda la quale noi siamo soddisfatti del recente compromesso raggiunto al Consiglio Affari Interni di Lussemburgo sul Patto Europeo Migrazione e Asilo, che ha rappresentato un'importante tappa verso la condivisione degli oneri connessi alla gestione dell'immigrazione dagli Stati membri. È stato un negoziato, come è stato riportato, molto complesso, molto faticoso, durante il quale abbiamo, come Paese, come Italia, riteniamo di aver centrato l'importante obiettivo di eliminare i contributi di solidarietà finanziari diretti tra Stato e Stato, sostituendoli con la creazione di un nuovo fondo europeo per iniziative nei Paesi di origine e transito dei flussi e affermando con ciò un concreto principio di solidarietà che va in qualche modo a bilanciare il principio dell'esclusiva responsabilità dei paesi di primo ingresso a livello europeo affermato dal regolamento di Dublino. E quindi come l'Italia, come Stato fondatore dell'Unione, non poteva infatti accettare il principio che vi fossero pagamenti diretti tra Stati membri quale misura alternativa alla ricollocazione dei migranti, secondo una logica più transattiva che non concreta e che non può trovare spazio nella gestione di un fenomeno così complesso e delicato. Quindi riteniamo che tale approccio sia stato coerente con l'idea da sempre sostenuta che la dimensione esterna dell'azione europea debba rappresentare l'unica soluzione strutturale di lungo periodo nei confronti di un fenomeno come epocale come quello delle migrazioni. E la prevenzione delle partenze, secondo noi, costituisce un imperativo sia come efficace strumento di contrasto ai flussi irregolari, sia in quanto consente di evitare, come le cronache quotidiane dimostrano, le numerose morti in mare che si verificano durante le pericolose traversate. Ecco, l'importanza strategica della dimensione esterna è stata da ultimo ribadita nelle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso 30 giugno ed in particolare nel testo di tali conclusioni è stata accolta con favore l'imminente stipula di un pacchetto di partenariato globale tra l'Unione Europea e la Tunisia basato proprio sui pilastri dello sviluppo economico e della migrazione. E noi siamo convinti che si tratti di un modello efficace con mutui benefici tra le parti che porterà i suoi frutti in modo duraturo e che potrà essere replicato anche con altri paesi chiave di origine e di transito delle persone. Parallelamente noi stiamo approfondendo lo studio insieme con il Ministero degli Esteri, con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, l'UNHCR, di soluzioni innovative per il governo dei flussi ispirate al cosiddetto approccio basato sulle rotte. È un tema che riguarda anche un approccio, diciamo, un filone della politica americana degli Stati Uniti sul tema delle migrazioni, appunto stanno già trovando efficace applicazione proprio qui negli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di definire, appunto, nel quadro di una partnership rafforzata tra l'Unione Europea e i paesi africani di origine e di transito, un piano finalizzato ad una gestione più ordinata dei flussi attraverso la realizzazione di infrastrutture dedicate proprio lungo le rotte, quindi i passaggi dei migranti. Si tratta di veri e propri quindi centri multiservizi di supporto e consulenti ai migranti che possano essere dislocati, appunto, come dicevo, lungo le rotte, che nel caso di specie dell'Italia, insomma, le rotte che dai paesi subsahariani portano alle coste del Mediterraneo, al cui interno quindi operatori delle organizzazioni internazionali negli ambiti di rispettiva competenza possono offrire soluzioni alternative alle migrazioni verso l'Europa, quale una prima valutazione delle richieste di asilo, possibilità di reinsediamento verso l'Europa oppure procedere al rimpatrio assistito di coloro che non possono accedere a forme di protezione internazionale. Ma oltre a queste iniziative adottate nell'ambito della cornice europea, stiamo portando avanti su un piano bilaterale anche un dialogo serrato con molti stati chiave di origine e transito dei flussi, in particolare la Tunisia, la Libia, il Costa d'Avorio, Egitto, sulla base di una strategia che tende a presentare costanti comuni. Cerchiamo soprattutto l'ingaggio delle autorità locali nel contenimento dei flussi migratori
affinché questo non possa mai essere avulso dalla proposta di un più ampio progetto di rafforzamento della complessiva cornice di sicurezza. E noi crediamo che sia impensabile che le autorità deputate al controllo delle frontiere possano agire efficacemente in un grave contesto di deterioramento dello Stato di diritto, di corruzione, di istituzioni deboli. In quest'ambito quindi l'Italia non ha mai mancato di offrire la propria consolidata esperienza, rafforzando la cooperazione di polizia anche attraverso la stipula di accordi tecnici bilaterali e soprattutto mediante la fornitura di mezzi e di assistenza. E inoltre vi sono sinergie nell'ambito delle attività di law enforcement e di capacity building che sono state accompagnate dalla promozione di progetti di cooperazione allo sviluppo a beneficio delle comunità locali, insomma da rendere più attrattiva la scelta di cooperare e al contempo offrire una realistica alternativa al progetto migratorio dei migranti. Ma una particolare menzione merita la Tunisia, che è il paese che ha dato via alla rivoluzione del Gelsomini nel 2011 e si trova oggi, come sotto gli occhi di tutti, a vivere una crisi istituzionale, sociale, economica, una crisi senza precedenti, anche con uno spettro di un tracollo finanziario che avrebbe degli effetti nefasti per l'Europa. E le conseguenze della crisi si sono manifestate proprio sul piano migratorio. In pochi mesi la Tunisia è diventata il principale paese di transito africano, quindi non è più solo paese che esporta migrazione, ma è il principale paese di transito, soprattutto di persone che arrivano dall'area saheliana, assistendo quindi in qualche modo con una qualche formula di impotenza all'incremento esponenziale di partenze dalle proprie coste. E alla luce proprio di questo difficile contesto abbiamo intensificato i rapporti con questo paese, anche, insomma, sono proprio anche di queste ore, e ho svolto personalmente una missione a Tunisi per più di una volta, il Presidente Meloni, il Ministro Tajani. E abbiamo un costante dialogo col mio omologo tunisino che ha consentito anche un rilancio della cooperazione nel contrasto ai trafficanti e all'immigrazione illegale attraverso anche l'istituzione di un tavolo tecnico operativo dedicato a questi temi. Insomma, c'è una proficua collaborazione che non va anche oltre gli aspetti tecnico operativi, securitari, ma anche va nella direzione della promozione di progetti di cooperazione allo sviluppo a beneficio delle comunità locali, e anche proprio in una base di una logica paritaria e di mutuo beneficio. Noi per esempio abbiamo perfezionato un'intesa per autorizzare l'ingresso in Italia di 4.000 lavoratori tunisini nell'ambito della programmazione annuale nel decreto flussi 2023 per soddisfare appunto le esigenze occupazionali delle imprese italiane, ma nello stesso tempo per consentire di sostituire l'aspirazione alla migrazione illegale con un progetto migratorio ordinato e per vie regolari. Stiamo lavorando ad un interessante progetto con l'Associazione dei costruttori edili per la formazione in prepartenza di 1.000 giovani tunisini all'anno. A queste linee di azione aggiungiamo l'assegnazione alla Tunisia di quote dedicate di migrazione legale, quale tangibile attestazione di apprezzamento degli sforzi e della cooperazione, perché se è vero che la Tunisia sta facendo registrare questa sorta di debacle dal punto di vista dei flussi migratori, c'è anche da dire che attraverso questa cooperazione che abbiamo attivato quest'anno, solo quest'anno, dall'inizio dell'anno, i tunisini hanno bloccato le partenze o comunque controllato le proprie coste per un numero di circa 40.000 persone che in qualche modo erano partiti, quindi ne avremmo avuto il doppio se non avessero avuto questa cooperazione con noi. Altro player fondamentale del Nord Africa è ovviamente la Libia, è un player storico che presenta uno degli scenari più complessi al mondo, però nel 2022 ha confermato la sua importanza politica, securitaria ed economica per gli equilibri dei due quadranti, quello nordafricano-mediterraneo e quello subsahariano. In Libia, come è noto, si vive da anni una grave crisi politica e sociale a causa della guerra civile tra Tripoli e Tobruk e per la conquista del potere e della presenza di entità straniere come Russia e Turchia. Quindi ecco un altro elemento che dovrebbe molto far ragionare l'Occidente e che proiettano proprio in questo paese le loro sfere di influenza sullo scacchiere mediterraneo. E in questo difficile e mutevole contesto politico l'Italia cerca di fornire il proprio supporto alla stabilizzazione del paese, conseguibile ovviamente solo grazie all'investitura democratica di un legittimo governo per il tramite di regolari elezioni che dovranno quanto prima svolgersi sotto egida onusiana. E la comunità internazionale
pur senza entrare nelle vicende di politica interna, dovrebbe assumere una postura pragmatica e dialogare con tutti gli interlocutori che possono fornire un contributo costruttivo al governo dei flussi migratori. Per esempio, nello specifico, non si può pregiudizialmente rinunziare ad un dialogo con la Cirenaica, dai cui porti sono aumentati esponenzialmente gli sbarchi di quest'anno, come segnale, ulteriore segnale rivelatore anche della crisi che riguarda quell'area della Libia. E come dicevo, il contesto è reso ancora più complesso dalla presenza in quest'area, proprio la Cirenaica, dei mercenari della Wagner, motivo per cui è sempre più urgente in generale il ritiro dalla Libia di tutte le presenze armate regolari e mercenarie straniere ed il contenimento delle attività delle milizie autonome. Sotto il profilo più strettamente connesso alla governance del fenomeno migratorio, durante la missione in Libia di fine gennaio che ho avuto modo di partecipare col Premier Meloni e con il Ministro Tajani, ho colto l'occasione per rilanciare al mio omologo il dialogo strategico italo-libico in materia di migrazione e sicurezza mediante l'istituzione anche in Libia di una nuova task force, e questo rinnovato slancio ha portato di recente alla sottoscrizione a Palazzo Chigi di una dichiarazione di intenti sul rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e di immigrazione. E quindi stiamo proseguendo il supporto alle autorità libiche preposte al controllo delle frontiere, alla prevenzione dell'immigrazione illegale, attraverso anche qui la formula e forniture di mezzi, attrezzature, e da ultime abbiamo consegnato di recente due navi rimesse in efficienza. Ma l'azione del Ministero non si è limitata a questi paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma come dicevo prima stiamo portando avanti iniziative anche negli stati di origine e transito dei migranti, nella regione sahariana e subsahariana, Niger e Costa d'Avorio, che hanno un ruolo cruciale da anni in questo ambito, soprattutto attraverso centri di transito di emergenza, e quindi stiamo cercando di consolidare una cooperazione anche lì. Siamo capofila di un consorzio di 14 stati europei che coordinano e coordiniamo un programma regionale di sviluppo di protezione per il Nord Africa, che mette in campo azioni importanti da questo punto di vista. Abbiamo realizzato numerosi progetti in Niger in base a questi progetti europei. Un altro paese sul quale personalmente sono andato e stiamo cercando di rafforzare una cooperazione che possa essere finalizzata anche ai temi migratori, alla Costa d'Avorio, dove abbiamo anche da ultimo, abbiamo lì credo un paese sul quale si può contare su una cornice legale rappresentata da un memorandum d'intesa per la cooperazione in materia di migrazione e sicurezza, e come dicevo da poco abbiamo sottoscritto insieme a quel paese un protocollo per la creazione di 4 nuovi posti di frontiera di polizia delle frontiere terrestri con i paesi di origine e transito dei migranti ivoriani. Il tutto ovviamente per cercare di migliorare la capacità di questi paesi di frenare le migrazioni irregolari e i traffici illeciti. Vado alle conclusioni. Credo che da quello che ho detto, dalla disamina complessiva, emerga chiaramente che il quadro securitario regionale continui a permanere in condizioni di estrema criticità, e credo che le recenti tragedie avvenute nel Mediterraneo ci impongano in particolare di agire con tempestività e fermezza per smantellare le organizzazioni criminali che sono dedite appunto all'odioso traffico di esseri umani. Quindi vorrei dedicare queste riflessioni conclusive alla condivisione di alcune piste operative che intendiamo intraprendere a tale scopo, e gli studi condotti sul modus operandi delle organizzazioni di trafficanti hanno accertato che spesso tale crimine viene compiuto contestualmente ad ulteriori attività illecite, come il traffico di droghe e di armi, e sono tutte traffici che determinano ingenti spostamenti di denaro. Quindi sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto da questo punto di vista, riteniamo che uno strumento chiave per smantellare questi circuiti criminali debba essere il tracciamento e il congelamento dei flussi finanziari che li alimentano, secondo vecchie intuizioni dei nostri storici investigatori. E un ulteriore aspetto complementare su cui dobbiamo intervenire consiste, a mio modo di vedere, nell'attività di sensibilizzazione verso i paesi che adottano politiche di visti soggetti a strumentalizzazione da parte dei migranti e delle reti criminali. La Tunisia, ad esempio, applica un regime di esenzione da visto ai cittadini di numerosi paesi africani che si recano pertanto legalmente nel suo territorio. Vive questa contraddizione? Sta facendo la Tunisia un'azione di forte contrasto alla presenza di questi cittadini subsahariani, ma si ostina ancora a non avere una politica dei visti che ne limiti in partenza o che ne crea le condizioni per un maggiore controllo dell'ingresso? È quindi necessario che le politiche di visti a livello nazionale tengano conto del rischio di strumentalizzazione che renderebbe questi paesi involontari veicoli di flussi migratori illegali. Insomma, in un mondo sempre più frammentato e multipolare,
l'Italia credo si possa dire sicuramente che sia destinata a svolgere un ruolo di ponte naturale tra l'Europa e l'Africa, e promuovendo in qualche modo l'affermazione di un nuovo paradigma fondato sulla mutua fiducia e sulla collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo, e che devono sicuramente interagire, come la storia insegna, per affrontare le sfide comuni. E a tale scopo il nostro Paese deve continuare a proporsi come protagonista positivo, e questo governo lo farà di senz'altro, mettendo a disposizione non solo una riconosciuta expertise tecnica sui temi di cui abbiamo parlato, ma anche il proprio capitale immateriale derivanti da millenni di storia e di cultura, il cui valore è universalmente riconosciuto da tutti gli interlocutori. Grazie per l'attenzione. Grazie.